ci racconti il gol, è stato un gol incredibile. Ciao, buonasera. Sì, dai, come dicevo prima, sono un po' i gol istintivi che ti vengono. Io poi ci provo spesso comunque a calciare anche da fuori area. E è andata bene perché si è messa proprio lì sotto al set, quindi sono contento e meno male, insomma, meno male che siamo riusciti comunque a riprendere una partita che non era facile sulla carta, soprattutto perché sapevamo le loro qualità. Andare sotto in una partita del genere è un po' difficile poi riprenderla, però come dicevo prima, secondo me abbiamo fatto il secondo miglior tempo della stagione fino ad ora, e quindi c'è anche un po' di rammarico. Ecco, la cosa che ci ha colpiti è stata la reazione nel secondo tempo dopo aver subito un gol a fine primo tempo che poteva spezzarvi le gambe, invece voi siete rientrati in modo più forte di prima. Ma sicuramente poi il gol ti dà fiducia, anche se magari non ce l'avevi più, fai quello scatto che ti può aiutare a vincere, quindi il secondo tempo, ripeto, secondo me abbiamo fatto benissimo, al di là comunque del pareggio, abbiamo fatto proprio benissimo per la mole di gioco. E secondo me meritiamo qualcosa in più, però il calcio è così. Uscite con un'autostima in più? Ma sì, sicuramente, quello è poco ma sicuro. L'importante secondo me adesso, soprattutto all'inizio campionato, è crescere domenica dopo domenica. Quindi queste partite ci danno ancora più autostima, come dicevi, perché siamo consapevoli che comunque possiamo stare là davanti.